qui con il capitano di Red Roster, un primo tempo abbastanza equilibrato, 1-0 per loro, siete fatti sorprendere la prima occasione della squadra avversaria, però voi nei contropiedi siete molto pericolosi, riuscite a trovare sempre lo spazio giusto, però la conclusione lì in porta è sempre, diciamo, una delle migliori. Sì, stiamo peccando nel tiro, perché arriviamo sotto porta anche abbastanza facilmente. E purtroppo abbiamo preso questo gol per un errore banale, però sul secondo tempo sarà di battaglia. Va bene, a casa dei punti. Bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con i giocatori della formazione del Borussia. Conte, vieni qua, ma lì già l'ha fatto. Quadriamo un po' i giocatori del Borussia, eccolo, individuato. Un primo tempo dove giocate abbastanza bene, però avete rischiato troppo in difesa con i contropiedi avversari. Sì, perché dietro siamo un po' lenti. Giochiamo solo sulla destra, non abbiamo il campo sulla sinistra. Allora inquadriamo il più lento della difesa, eccolo qua. Bastardo. Abbiamo inquadrato e lui la pecca. Cosa serve in questo secondo tempo? Cosa serve? Miracolo. No, che dobbiamo giocare un po' più sulla sinistra perché Donato e Mimmo stanno sempre da su, giochiamo troppo sulla destra. Va benissimo. Guarda, posso dire una cosa? Affanculo. In bocca al lupo per il secondo tempo, un saluto a me, ciao ragazzi. Siamo qui nella finale della seconda giornata Super Eleven, che ha visto affrontarsi il Borussia contro il Red Roster. La partita è terminata 3-2 per il Borussia. Siamo qui con il migliore in campo MVP, la scorsa consegniamo la medaglia di migliore in campo, e il portierone del Red Roster, che purtroppo escono sconfitti dopo una bella partita, soprattutto in un primo tempo molto vivace, un secondo tempo invece dove avete un po' rallentato il pressing lì davanti, la squadra avversaria è uscita fuori meglio, ne ha approfittato, difesa un po', diciamo, da rivedere su alcune situazioni, però tutto sommato una partita non da cancellare. Sì, è vero, peccato anche soprattutto perché abbiamo regalato un tempo, non siamo riusciti comunque a realizzare dei gol, e questo ci penalizza soprattutto nella fase finale della partita, dove siamo riusciti a concludere e a comunque a vincere, comunque a pareggiare. Senti, per me sono sempre il migliore ogni volta che giochiamo nel Red Roster, in molte occasioni. Amore, questo è amore puro. Hai salvato il risultato, però poi è arrivato il calcio di rigore siglato da Conte. Un errore difensivo che ha permesso proprio il migliore in campo scorsa di siglare la terza rete, e purtroppo la partita è andata. Sì, anche perché l'hanno fatto anche il primo gol, che è stato un bellissimo gol, è proprio imparabile, quindi l'abbiamo perso, però comunque. Questo secondo me è il secondo torneo che facciamo, e quindi possiamo anche cercare di andare molto più avanti rispetto al primo. Va benissimo. Senti, vuoi salutare qualcuno? A tutta la mia squadra. Va benissimo, quello per le prossime partite. Andiamo ora da Scorza è stato un buon Borussia, peccato per quel rigore nel finale, però tutto sommato una buona prestazione da parte vostra, ed è un po' sofferto il pressing della squadra avversaria. Sì, nel finale ci hanno aggrediti molto, alti, siamo in difficoltà, continuiamo a essere un po' troppo nervosi. Primo tempo abbiamo concesso troppo, siamo stati molto fortunati perché hanno avuto diverse occasioni, almeno due o tre chiare che non hanno sfruttato. Fortunatamente per noi siamo stati più cinici, e quindi la partita è andata dal lato giusto per noi. Secondo me anche qualche leggerezza difensiva, soprattutto sì, sul gol del pareggio, un errore che si poteva tranquillamente evitare. Sì, molte sbavature, non una sola, diverse. Vabbè, comunque la nostra, a parte io che sono un po' più grandicello forse rispetto agli altri, ma è una squadra molto giovane, sono tutti ragazzi giovani, alcuni sono bravini, altri devono migliorare un po', essere un po' più decisi, soprattutto in difesa, perché lasciano un po' troppo scorrere il pallone, e se giochi con qualcuno un po' più cinico ti fa male. Va benissimo. Sento, chi vuole dedicare la medaglia migliore in campo? Ma la squadra, squadra che è andata oltre più rose aspettative, secondo me. Bocca al lupo per le prossime Ciao, grazie. Ciao.